grandissimo match, grandissima partita tra EAM e Uruguay, settima giornata di Seven Cup, 2-2 il punteggio, partita apertissima, due squadre forti, campioni uscenti e la rivelazione, l'Uruguay del torneo. Portiere Walter Caruso passa verso Tavassi, sulla sinistra ancora lui, compagno di reparto Roberto Maranillo, il capitano della compagine. Cascio, ancora lui, sulla sinistra, verso Domenico Gargiulo che col tacco chiude il triangolo ma non arriva a buon fine e quindi riparte con lo scambio con Gianni Zona, l'EAM, ma recupera Tavassi, un grandissimo Tavassi a tutto campo. Vediamo, carica il destro, probabilmente doveva smistare il pallone al compagno sulla destra, ancora Tavassi, il fallo laterale a favore dell'Uruguay. Ricordiamo, le maglia gialla, i campioni, l'EAM in maglia blu-rosa. Luca Tavassi, ancora lui, prova a caricare il destro, traversa di Tavassi, pallone si finisce sui piedi di Cascio, non riesce a controllarlo. Allora palla tra i piedi di Walter Caruso che spazza con la punta del piede, interviene bene la difesa dell'EAM nonostante un disturbo di Domenico Gargiulo. Ancora lui, infatti, riprende il pallone, carica con la punta di destro ma non riesce a mettere forza nel tiro e quindi si partirà dal portiere Barraco dell'EAM, Gianni Zona, ora con il pallone piedi Riola. Ancora lui sull'auto di destra, fuori, ricordiamo, Scognamiglio e Marignano, il capitano e il centrocampista, uno dei più forti del torneo. Cascio con la pallone tra i piedi nel cerchio centrocampo, passa al compagno uruguaiano. Ancora l'intervento in scivolata della difesa dell'EAM, scusate, vediamo Barbati, perde il pallone, grande Tavassi, uno dei migliori sicuramente, nessuno gli toglie il pallone, guadagna questa rimessa sull'auto di sinistra. Ancora il gioco sul fallo laterale, sempre per l'EAM, chiede la distanza il difensore e quindi si ripartirà da Gianni Zona che riceve il pallone, apre bene dall'altro lato del campo per la corrente numero 7 dell'EAM. Ancora lui, finta contro finta, sfrutta la sua velocità ma è Cascio a ripartire, ancora lui col pallone tra i piedi, ottima palla per il compagno che carica il destro però svirgola sul pallone. Massimo Bova. Riparte quindi l'EAM, cerchio centrocampo, Riola sulla fascia destra, ancora lui cerca di sgaloppare Barbati, il pallone tra i suoi piedi, finta del compagno di reparto che non arriva a buon fine, però la palla arriva di nuovo tra i suoi piedi, carica la punta di destro e che finisce di pochissimo a lato della porta di difesa da Walter Caruso, l'estremo difensore della compagine uruguaiana. Ancora lui Bova sulla fascia destra, cerca di saltare, ci riesce bene Gianni Zona nel cerchio di centrocampo, arriva lì, non sa che fare, carica il destro, un tacco di Domenico Gargiulo che non arriva a colpire bene, sicuramente sarebbe stato gol se avesse colpito il pallone, avrebbe spiazzato sicuramente il portiere. La difesa dell'EAM verso Gianni Zona che imposta sempre lui, tutte le azioni passano per i suoi piedi, ancora lui passa al numero 7 Descalzi, ancora lui. Vediamo, fallo laterale a favore sempre dell'EAM in posizione di tre quarti di campo e quindi si aspetta la distanza dell'arbitro, il fischio arriva verso Zona che chiude, è chiuso da Domenico Gargiulo, il raddoppio di Maranello ancora su Zona e quindi di conseguenza ancora palla per i blu. Maranello stacca di testa imperioso, davvero capitano, riescono a uscire palla al piede, ancora lui Maranello cerca la sua corsa sul numero 5 che subisce fallo, una trattenuta da Maranello, infatti non protesta e quindi ci sarà la punizione a favore dell'EAM. Chiudiamo qui il nostro collegamento.